quei ritmi naturali. Le dimore storiche italiane che apriranno gratuitamente al pubblico nel fine settimana. Siamo andati a Napoli a scoprire le bellezze di Palazzo Marigliano Caracciolo. L'inviato Vito Daniello. Siamo in pieno centro storico di Napoli, nell'antico decumano, e questo è il Palazzo Marigliano. Siamo nell'androne del Palazzo Marigliano. Ci sono due iscrizioni che rappresentano la storia di questo palazzo. Sì, perché queste sono due iscrizioni del Settecento, vissuta la Costanza di Chiaromonte, che fu regina di Napoli. Viene rievocata la battaglia di Velletri con alcuni affreschi che sono ancora rimasti dopo i bombardamenti. Nel cortile dove c'erano le rimesse e i magazzini, ora ci sono le botteghe artigiane. Palazzo Marigliano è a due passi da San Gregorio Armeno, la strada dei pastori. Mentre quest'altra bottega, che lei può vedere, è un'antica legatoria. Questa, per esempio, è una borsa libro che è stata ultimata con punzoni dell'Ottocento originali che sono racchiusi in questo scaffale. Saliamo al piano nobile di Palazzo Marigliano, dove si alternano i ricordi di famiglia, le foto, con i quadri e gli affreschi. Nonostante le difficoltà pressoché giornaliere che si presentano, io e i miei figli crediamo profondamente in questo palazzo che sentiamo nostro e della città.